Reverendo Padre Franco, pastore della nostra antica arcidiocesi, costantemente benedetta nei secoli dal Signore con le apparizioni dell'Arcangelo Michele e con la presenza di santi da imitare e da invocare come intercessori, dal suo predecessore Lorenzo Maioriano al cappuccino Pio da Pietrelcina, ai quali ci auguriamo possa aggiungersi presto il servo di Dio Don Antonio Spalatro. Grazie per aver voluto condividere con noi, cresimati e cresimandi, questo incontro di preghiera. Ringrazio anche i frati cappuccini del servizio di pastorale giovanile del santuario per aver pensato a noi per animare uno dei rosari del mese mariano. Pur consapevoli della speciale forza che lo Spirito Santo conferisce ai credenti mediante il sacramento della confermazione, siamo anche coscienti dei nostri limiti umani e dei sempre maggiori condizionamenti imposti dalla cultura dominante alla libertà di espressione della fede. Ci rendiamo conto della necessità di ammettere con umiltà di essere bisognosi di aiuto, di un sostegno umano che chiediamo a lei e a tutti i sacerdoti che incontreremo nel nostro cammino, da cui ci attendiamo parole che sappiano guidarci e rischiarare, alla luce del Vangelo, la strada che ci possa condurre alla verità, ma anche di un sostegno divino che vogliamo invocare dalla giovane madre Maria di Nazareth e dal suo figlio che ci insegna il coraggio dalla scomoda cattedra della croce. Per questo, ora, a nome di tutti i cresimati, i cresimandi, i giovani della diocesi e, idealmente, di ogni parte del mondo, rivolgo la comune preghiera alla Beata Vergine delle Grazie, come atto introduttivo alla recita del Santo Rosario. Invito tutti a recitare con me la supplica Maria Santissima delle Grazie. Giuisci piena di grazia, il Signore è con te. Tu che per l'annuncio dell'angelo hai generato il tuo creatore e Signore, sei divenuta sentiero umile e prezioso che conduce al tuo figlio Gesù. In te tutte le generazioni si diranno felici perché hanno visto la via che conduce alla vera gioia. Indicarci la via, cammina accanto a noi, Signore, perché si offra a noi Gesù la strada della vera vita. Alzati piena di grazia e corri verso noi. Tu che non hai considerato un tesoro geloso, il Creatore e il Signore che ti portavi nel grembo, sei divenuta messaggera di pace. Che attendiamo nel tuo figlio Gesù, benedetto il frutto del tuo grembo, venuto ad abitare in mezzo a noi, in lui troviamo casa, con lui ritroviamo senso, vieni a dimorare nei nostri cuori, Maria. Mostrati madre per i nostri giovani, perché gli assapori di Gesù, la casa della vera amicizia. Corri in fretta, Maria, il nostro cuore ti attende. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.